Oggi siamo qui a sostenere i colleghi in maniera convinta, perché lo SNAS da sempre è stato contrario ai vincoli. Non abbiamo mai ritenuto che ci fosse e che ci sia una ragione valida al mantenimento dei vincoli. Anche il supposto problema legato alla continuità didattica. Nella nostra lunga esperienza vediamo che in realtà non viene affatto poi compiuto perché diciamo, la continuità didattica può essere garantita solamente da colleghi e io lo posso dire sia come rappresentante sindacale ma ancora di più in maniera partecipativa perché proprio sono una docente. La continuità didattica può essere garantita quando si può lavorare con serenità sia professionale che anche personale e familiare. E questo purtroppo non viene consentito quando si lavora decine e decine di chilometri da casa. Infatti, la dimostrazione sta nella necessità di questi colleghi, loro malgrado, con grande sofferenza, perché noi vediamo che le scelte che faranno in tal senso, e mi riferisco alla necessità di dover anche assentarsi per chiaramente periodi più o meno lunghi, quando hanno la necessità di stare vicino casa e quindi la continuità didattica in realtà non viene garantita. Quindi perché? Con i posti disponibili, non dare la possibilità a questi colleghi che non danno fastidio a nessuno di poter lavorare con serenità. Io credo che questo veramente non c'è ragione di non arrivare a una soluzione diciamo, di questo genere, anche perché noi siamo disponibili ad affrontare con l'amministrazione anche tutte le possibili soluzioni, purché quella finale sia quella di dare la possibilità ai colleghi di lavorare vicino la famiglia, non vicino casa, vicino la famiglia, il che credo che faccia la differenza.